Buonasera a tutti e bentrovati alla seconda puntata dedicata agli inchiostri da manoscritto. Oggi parleremo degli inchiostri colorati e iniziamo subito a parlare degli inchiostri rossi. Possiamo mandare in onda la prima immagine. Come si può vedere, gli inchiostri rossi potevano essere preparati in vari modi, utilizzando dei pigmenti oppure dei coloranti. Tra i pigmenti più usati dobbiamo ricordare il cinabro, chimicamente un solfuro di mercurio, che poteva essere ottenuto artificialmente scaldando un'amalgama di zolfo e mercurio, oppure lo si trovava in natura sotto forma di minerale. Il cinabro nella sua forma più pura ha un colore molto bello, vivace, un rosso vivo, ma non sempre si trovava in questa forma, ma molto spesso è associato a varie impurezze. Il pigmento, una volta polverizzato, veniva così sottoposto a dei lavaggi e una volta essiccato si mescolava alla gomma arabica o all'albume d'uovo. Per quanto riguarda i coloranti, dobbiamo distinguerli tra coloranti vegetali e coloranti animali. Il più usato tra i coloranti vegetali è il legno del Brasile, che ha proprio dato il nome a questo territorio, ma era già conosciuto in Oriente, già nell'antichità. Questa pianta ha la particolarità di avere al suo interno, all'interno del legno, un principio incolore, che poi, ossidandosi all'aria, diventava rosso. Per ottenere però un inchiostro di un rosso più scuro e brillante, questo colorante doveva essere trattato con i sali di allume. Altri coloranti vegetali potevano essere quelli estratti dalla robbia, ovvero la rizzarina, che è proprio il principio colorante estratto dalla radice della robbia, oppure dai semi della crisofora tintoria. Questi coloranti potevano essere non solo usati per gli inchiostri, ma anche proprio per preparare i colori delle miniature. Tra i coloranti animali dobbiamo ricordare il kermes che veniva ottenuto facendo essiccare un piccolo insettino e polverizzandolo si otteneva questa colorazione rossastra. Ha avuto molta fortuna fino a quando dal 1500 viene affiancato alla cocciniglia dopo la scoperta dell'America. Questi coloranti animali avevano poi anche un largo impiego nella tintura di cuoi e pergamene. Passiamo ora alla diapositiva numero 2 e parliamo degli inchiostri blu. Gli inchiostri blu venivano preparati con il pigmento tratto dall'indaco, che era estratto dalle foglie dell'Indicofera tintoria, una pianta proveniente dall'India, ecco da cui il nome indaco. Questo pigmento era poi anche conosciuto dai romani per le sue proprietà benefiche in campo medico. L'indaco veniva, una volta polverizzato, veniva mescolato al legante, che era principalmente la gomma arabica. A partire dalla fine del 1600 viene introdotto il blu di Prussia, chimicamente un ferrocianuro ferrico, un pigmento di un colore blu intenso, che però non ebbe molta fortuna fin da subito, tanto che non andò a sostituire l'indaco fino alla metà del 1700, avrà fortuna poi più avanti nel secolo successivo. Passiamo ora a parlare dell'inchiostro ferrogallico. L'inchiostro ferrogallico, che viene considerato per eccellenza l'inchiostro dell'epoca medievale, ma in realtà dovete sapere che questo inchiostro ha avuto talmente tanta fortuna che è stato impiegato senza grosse varianti, diciamo, nella composizione e nella preparazione fino alla metà del 1800. Vediamo come si preparava questo inchiostro. Innanzitutto è un inchiostro a base di tannini e solfato di ferro. Come si può vedere, questa polvere verdastra è il solfato di ferro. Il solfato di ferro poteva essere estratto sia in natura come minerale oppure dall'esposizione all'aria e alla pioggia di alcune terre gialle ricche appunto di ferro. I tannini invece sono delle sostanze molto diffuse nel mondo vegetale
e potevano essere estratti in vari modi. Alcune ricette ci riportano per esempio l'estrazione tramite bollitura di cortecce di alcune piante, ma i tannini migliori, soprattutto più utilizzati, sono quelli estratti dalle noci di galla che potete vedere qui. Queste noci di galla sono dei gusci, vedete, dei gusci legnosi, che sono da considerarsi una malattia, una patologia di alcune specie di quercia. La pianta viene attaccata da un insetto comunemente noto col nome di vespa della galla, che con questa puntura depone le sue uova. La pianta quindi reagisce alla puntura producendo questa noce. La noce diventa il nido del nuovo insetto. Inoltre la pianta produce all'interno proprio di questa noce il tannino, che sarà il nutrimento del nuovo insetto che appunto si svilupperà al suo interno. Una volta che l'insetto è diventato adulto, farà un piccolo foro sulla noce, come si può vedere, un piccolo forellino. Ecco, l'insetto così ha abbandonato il suo nido. Questo è il momento ideale per raccogliere le noci, perché sono appunto ancora ricche di concentrati di tannino. Una volta che noi abbiamo raccolto le galle, per estrarre il tannino dobbiamo polverizzarle o spezzettarle e lasciarle immerse nell'acqua per qualche giorno. 2 o 3 giorni erano sufficienti affinché il tannino presente all'interno venisse rilasciato nell'acqua. Noi non lo vediamo questo tannino perché è un acido incolore, ma se lo andiamo a mescolare con il solfato di ferro, ecco che si ottiene il principio colorante dell'inchiostro, che era nero. Se lo facevamo essiccare si otteneva una polvere nera che poteva essere quindi facilmente trasportata e soltanto all'occorrenza poi mescolata con la gomma arabica che vedete qui. Passiamo alla diapositiva numero 4, perché mi piaceva, era interessante riportare un passo tratto dal libro di Giovanni Battista Palatino, calligrafo e amanuense della metà del 1500, di cui ci ha ampiamente parlato il professor Ascoli nelle sue lezioni, perché il Palatino ci riporta proprio la sua ricetta per preparare l'inchiostro ferrogallico. Come si può vedere, in rosso sono stati evidenziati gli ingredienti: 3 once di galla, quindi le noci di galla, l'acqua piovana, perché l'acqua più pura che si aveva a disposizione all'epoca era l'acqua piovana, 2 once di coppe rossa o di vetriolo romano, che sono due denominazioni diverse ma per indicare il solfato di ferro, e un'oncia di gomma arabica, appunto, dell'Egante. In più il Palatino ci dà rivela un segreto, il segreto della sua ricetta. Per farlo lustro e bello, aggiungetevi alquanti pezzi di scorza di mele granate, ovvero di melograno. La scorza di melograno, infatti, era ricchissima di tannino. Passiamo alla diapositiva numero 5. Dove possiamo valutare un po' i vantaggi e gli svantaggi di questo inchiostro ferrogallico. Abbiamo visto che era molto pratico da trasportare, quindi artisti, letterati, viaggiatori potevano portare con sé la polvere di inchiostro e poi stemperarla con la gomma arabica. E poi, come si è visto anche nella puntata precedente, gli inchiostri a base di ferro lasciano una traccia, non sono cancellabili. I sali di ferro non possono essere eliminati perché entrano, si fissano nelle fibre del supporto, per cui anche dopo la raschiatura in qualche modo siamo in grado di rileggere o di recuperare il testo. Però gli inchiostri ferrogallici hanno dei grossi svantaggi, che sono dovuti all'acidità. Come si è visto, la preparazione dell'inchiostro ferrogallico prevede l'uso di un acido, che è quello tannico, e in più di un metallo, che è il ferro. L'acido agisce sul supporto cartaceo, e il ferro, che essendo un metallo è da considerarsi un vero e proprio catalizzatore della reazione di degrado, ecco che
può portare alla corrosione, alla bruciatura del supporto, con perdita totale anche molte volte dello scritto. Passando infatti alla diapositiva numero 6, possiamo vedere come effettivamente si manifesta questa degradazione, con un segnale, un primo segnale di imbrunimento dello scritto, con addirittura anche trasferimento della scrittura dal verso al retto del foglio, per poi arrivare appunto alla bruciatura, alla corrosione completa, come in questo caso si può vedere in questo manoscritto musicale del testo. Veniamo ora all'ultima diapositiva, la numero 7, e per parlare di un'altra tipologia di inchiostri molto in uso nel 1500. Si tratta degli inchiostri a base di legno di campeggio, una pianta che è molto diffusa nella zona del Messico, dell'America centrale, e quindi utilizzata a partire dal 1500. Questa pianta è molto simile, diciamo, al legno del Brasile, cioè presenta un principio incolore al suo interno che, una volta ossidato, diventa di un colore rosso bruno. Se trattato poi con dei sali metallici, questo inchiostro poteva variare colore. Per esempio, con i sali di allume si otteneva un inchiostro violaceo. Con il ferro si otteneva un inchiostro nero, se si aggiungevano i sali di cromo aveva una colorazione nera ma verso tendente all'azzurro, con lo stagno invece diventava rosso, ecco quindi un inchiostro piuttosto duttile. Nel 1856 proviene introdotto l'inchiostro di alizarina, anche detto brevetto Leonardi, dal nome dell'inventore. Questo inchiostro non ha nulla a che vedere con la alizarina, che, come si è visto, è il principio colorante della radice estratta dalla robbia. Questo nome serviva all'inventore solo per sottolineare che c'era stata una novità con il suo inchiostro. Effettivamente il suo inchiostro differiva da quello antico, perché il precipitato nero ottenuto dalla reazione tra i tannini e il solfato di ferro non era più messo in sospensione con un legante, come lo era nella tricetta tradizionale, ovvero usando la gomma arabica, ma sciolto direttamente in un acido, quindi in un acido forte, in acido solforico o acido cloridrico. Come si può immaginare, i danni sui supporti cartacei erano ancora più gravi di quelli prodotti dall'inchiostro ferrogallico, non solo dannoso per il supporto ma anche per i pennini metallici che nel frattempo erano stati introdotti. Prima, sappiamo, si scriveva con la piuma d'oca. Dobbiamo aspettare soltanto l'inizio del 1900 per avere degli inchiostri non acidi, gli inchiostri chiamati all'anilina, ma che non hanno dei buoni risultati dal punto di vista conservativo, in quanto non sono stabili nel tempo, potevano sbavare, sono sensibili all'umidità, quindi non adatti alla conservazione. Per avere inchiostri durevoli e quindi più adatti alla conservazione dobbiamo aspettare ancora. Abbiamo terminato per questa sera, vi ringrazio, grazie per l'ascolto e buona serata a tutti.